E ora abbiamo la gara, sì, la rosa. Io quando mi parla Silvia temo tantissimo con questo tipo di reazione qui, mi ha detto senza presentazione e io faccio senza presentazione. Ma sì, so che è tardi, siete stanchi, avete appena mangiato, poi vi chiederei una grande cortesia, e cioè di venire tutti qui con le vostre figurine intorno a me, perché io ho interpretato in questo modo il tema glaciazioni, partendo da un vissuto personale che credo che sia comune a molti, e cioè la difficoltà di entrare in relazione con l'altro e sentirsi sempre dietro uno schermo, quasi si fosse dietro una lastra di ghiaccio. E quindi volevo fare qualcosa di un po' più intimo, e se mi venite insomma intorno a faccio passare questo, che ho rubato la locandina, ti faccio passare questo foglio sul quale vi chiedo di scrivere una parola o una frase, qualunque cosa vi venga in mente, o una parola e una frase che vi restano in mente dalla lettura, oppure quello che sentite voi, perché alla fine io prenderò questo foglio e leggerò una storia, che è la storia delle storie che vi leggerò questa sera, perché sempre tornando al discorso glaciazioni, penso che ognuno di noi viva una vita, e che se questa vita non è raccontata, se le esperienze di questa vita non sono raccontate, è destinata a perdersi. Quindi io tengo molto alle storie di vita, ai racconti, ho lavorato anche raccogliendone in Argentina storie di immigrati, perché penso che la storia sia il fulcro, la narrazione sia il fulcro del senso che noi diamo alle nostre esistenze. E quindi ve lo lascio passare. Se avete voglia, non mi chiedo più niente, potete anche spiegare quello che avete scritto, di modo che la persona dopo non lo legge, e quello che scrive è proprio... Cosa dobbiamo scrivere? Quando volete, prima una parola, prima una frase che vi resta impressa, oppure potete scrivere una frase, una parola vostre, su quello che vi sto leggendo, insomma. Vi leggo la prima storia, che è la storia di Mandorla. Sono andata in sposa poco più che bambina. Ho arredato queste mura che tu ora vedi di crepe con le mie dita giovani, instancabili, di pietra. Ho cantato la notte una nenia che mia madre mi aveva insegnato sottovoce, in segreto, e ho aspettato che il ventre fiorisse ogni primavera. E ogni primavera, da capo, ho attraversato le strade a braccia vuote, con gli occhi nascosti per terra, fra i sassi. Ho guardato le travi del tetto che tu, ora, vedi cadute, ad una contate, mentre la spina dorsale e le ossa si piegavano docili al richiamo del lupo. Ho atteso l'autunno, dopo un'estate infinita di semi piccini che non maturavano mai, quel latte di mandorla sacro. Ho perso i capelli e le rughe mi hanno dato un'aria severa. Così, quell'inverno, che era una manciata di anni dalle mie nozze, ma sembrava una vita intera, lui se n'è andato. E tutta la casa che tu, ora, vedi disfatta, si è addormentata in ragnatele di polvere, muta. Il mio ventre ha smesso di piangere sangue. E io mi sono cullata, sposa, bambina, minuscola, in un palmo di mano. Questo invece è... Invece la storia di un giorno qualunque ed è dedicata alla memoria di Gigi. Ti ho portato nella mia borsa, in un sacchetto di plastica bianco, orologio, portafogli, le chiavi di casa e dell'auto, tutto quello che resta di te oggi. Ho contato i passi di tua figlia, avanti e indietro, freddo dopo freddo, fino all'ultima stanza, numerata, senza finestre. Ho raccolto tutte le sue lacrime, ma qualcuna è rimasta in attesa, dietro il vetro in cui stavi. Sembravi come a Natale, quando, dopo mangiato, ti addormentavi sulla poltrona, un poco. Agosto non è che un mese qualunque, e qualunque era anche questo giorno. Non c'è un modo migliore di andarsene, dicono, né un tempo più giusto, forse. Ma ho pensato al rumore delle presse,
alla catena di montaggio in un tonfo metallico, allo scoppio improvviso del tuo cuore, un ingranaggio imperfetto in mezzo alla perfezione d'acciaio delle altre macchine. Ho pensato che non si sono fermate in questo giorno di lavoro qualunque, mentre intorno a te una frattura profonda, una crepa di ghiaccio ha infranto l'estate e il sole è diventato la luce artificiale, pallida, che hai visto un secondo prima che tutto avesse una fine. Questa invece è la storia della signora S, che è una signora che ho incontrato in un CPA, che è questo centro di formazione continua, dove spesso vanno a prendere il diploma di scuola media gli immigrati, ed è una signora albanese. Io stavo seguendo un master e gli avevano dato un compito, che era quello di intervistare, di psicologia interculturale, di intervistare, fare un'intervista interculturale a uno straniero. Io avevo conosciuto questa signora perché ero in classe con lei e gli ho chiesto di, insomma, essere intervistata. Peccato che quando abbiamo iniziato a parlare lei mi ha raccontato la storia di un genocidio, perché ho scoperto che lei faceva parte di una popolazione che sono i Kam, che viene dalla Grecia, che ha subito appunto una forma di sterminio ed è emigrata in Albania. E quindi io avevo questo registratore su iPad per fare l'intervista e non sapevo cosa fare, perché per me era una situazione di studio e invece lei stava raccontando con le lacrime una situazione veramente incredibile da ascoltare in quel contesto, cioè una storia, la storia di un genocidio in cui lei è stata prima persona e i suoi parenti sono state vittime, sono stati perseguitati. La signora S mi ha raccontato la sua storia. Era un pomeriggio di giugno a scuola, ma non c'erano più banchi a separarci. Mi ha parlato tra le lacrime, con un fiato di parole scucite in bocca, per tanto dolore, così ridotte in pezzi, sempre più piccoli, fino a un alito sottile di silenzio. E poi ha sussurrato all'improvviso, assorta, siamo come tetti senza un cielo. E la sua storia ha preso il volo dalla Grecia all'Albania, per arrivare in questo luogo, per dire del massacro di un popolo intero, caciuto, dimenticato, sconosciuto, per dire cosa resta quando non si appartiene più nemmeno al proprio nome. Così da allora io mi vergogno per tutte le storie che non ho ascoltato, che ignoro, per essermi fermata a un passo dalla signora S, per non averla più guardata negli occhi quando l'ombra della morte mi ha puntato il dito contro. Io mi vergogno di restare immobile, composta, di fronte a questo cielo, senza mani, che siamo diventati noi, senza orizzonte, senza memoria, senza. Questa invece è la storia della quotidianità che spesso noi viviamo. E si intitola Che sperpero questa quotidianità. Che sperpero questa quotidianità, svuotata di tenerezze, nudo sasso che ci rimbalza contro, sguardo d'orizzonte addomesticato, asciutto. Ed io, che costruivo geometrie golose di parole per rendere meno scialbo il battito meccanico della lingua contro i denti, al modo dei bambini, provavo il gioco ripetuto, serio, di stringermi ancora e sempre come se non ci fosse un seguito. Che sperpero la morte bianca muta da un giorno all'altro identico di piccole lucciole di felicità intermittenti, schiacciate al buio di un tempo così distratto che persino la banalità del niente avrebbe forse un sapore meno gretto. Siamo a metà. No, a metà dipende da voi, se volete. No, vabbè, ne leggo ancora un paio, poi se non abbiamo finito il giro, pazienza. Vi leggo la storia di un Natale che si è ripetuto per 25 anni. Si intitola Dicembre 25. Dicembre, 25 giorni, a ritroso. Contavo i chicchi di neve, la somma di zucchero spolverato sulle strade, asfalto, il peso esatto, catrame, un mucchietto di gelo montato in spuma di ore,
25. Una. Di attese da raccogliere, spillare, tra le luci intermittenti che schizzano gialline tutti intorno, malinconiche. Il mio dono, la tua barba bianca. Bianca. Oh, era nera. O non era. Babbo, papà Natale, ti ho scritto 25 letterine. Anni. Non ti amo. Infatti, non ho smesso di aspettarti, di cercarti e di credere che esisti in ogni uomo che mi stringe un fiocco rosso nella carne. Sono io il giocattolo a buon prezzo, il dono. Quest'anno, quest'inverno, questo numero di ghiaccio, 25 aghi di pino a pungermi le palpebre. Regalami l'incanto di un abbraccio, una carezza, un passaggio. Tienimi sulle tue ginocchia. Contami appesi alle dita della mano. 25 desideri, tutti uguali. Amami come sono. Non sono stata buona forse, è vero. Ma tu, padre, tu nemmeno. Allora, ve ne leggo invece, ecco, ve ne leggo una, vi leggo una storia d'amore. Ci va, una storia d'amore, insomma, è topica. Che si intitola La fotografia. Scatto una fotografia in questo pomeriggio di fine agosto, sole alto e vento che penso al cielo come al lenzuolo tutto bianco che sa di fresco e buono. Ti dico di sorridermi e ancora osservo come da dietro a un telescopio fatto di parole terse e lucide il tuo volto. Non ti ho mai detto che a volte non riesco a non guardare le tue labbra che stanno silenziose, incorniciate dalla barba, così squisitamente chiuse, che invitano alla guerra, fuoco e fiamme, ai morsi. E tu, sorridimi per i giorni che verranno, fissiamo sguardi, gesti, le prime danze intorno al centro di noi stessi, le stanze dei musei che visitiamo, i passi per le vie della città, le mani che si sfiorano, lo stesso libro che leggiamo insieme, una pagina tu e una io. I fiori secchi, raccolti chissà dove e portati in dono, i segreti mai ascoltati che poi diventeranno fazzoletti lisi quando un domani, che non sappiamo quando, avremo solo questo, l'archeologia futura di un amore, di cui raccoglieremo i pezzi e ci confonderemo spesso tra le ere del prima e dopo. Sarà successo forse come in sogno o non sarà successo affatto? La storia, dopo tutto, è un racconto un po' sfocato, rammendato lasco, da tempo e da memoria. Adesso scattami tu una foto, in questo pomeriggio di fine agosto. Ti sorrido, mentre penso. È strano, come ogni inizio sembri già una morte, perfetto e infinito. No? Ne leggo ancora una, avete voglia? Così faccio finire. Beh, allora ve ne leggo una. Sì. Su una donna che ogni tanto vuole essere un uomo. Si intitola Ora ti dico una cosa strana. Ora ti dico una cosa strana. Una di quelle che poi mi dici che sono matta. Voglio baciare tutte le donne che hai amato, ma proprio tutte, per ritrovare sulle loro labbra l'orma delle tue, e voglio stringere tra le mie braccia tutte quelle che verranno, perché tu possa ritrovarmi quando cercherai altrove l'eco della mia pelle e le mie mani e la forma che il tuo corpo ha dato al mio, esatta. Voglio essere un uomo per possedere tutte le donne del mondo, che non ne resti nemmeno una che tu possa avere senza sentirmi che ho toccato quel corpo. Voglio essere un uomo e voglio farti l'amore, e voglio farti la mia donna. E voglio starti così dentro da non ritrovarmi più nel tuo corpo che è il mio. Voglio che nessuno ti sfiori, nessuno, nemmeno il vento. Si intitola Un piccolo bottone rosso. Questa è la storia di una persona che un giorno si è arrabbiata moltissimo. È la storia di una persona che un giorno si è arrabbiata moltissimo. Ma proprio tanto. Se questa rabbia fosse tutta un piccolo bottone rosso,
Potessi prenderlo tra le dita, tirare forte, sentire il filo di cotone che scivola via, come erba secca. Potessi sostenere tutto nello sguardo, il vuoto che sprofonda, fino al cuore, dall'asola scoperta, e con le dita, piano, cercare un battito, uno solamente. Sentire che la fine si allenta, come una camicia aperta, cade a terra, e di colpo io non ho più freddo. Potessi cadere a terra anch'io, erba, cotone, filo stretto. Gli occhi, due bottoni appesi a ciò che resta, potessi prenderli fra le dita e dirti, indossali, e adesso guardami con quelli, nuda, come non mi hai mai vista. Leggiamo la vostra poesia, la vostra storia. Io sono in autunno, fioriscono crepe nel ventre, mammut, la signora Silvia, il trucco nero, occhi, perline, spalline, pensavo al fiato degli animali che scaldano, ridotta in pezzi, siamo come tetti senza un cielo, l'amarezza di non essere, il mio nome mi appartiene, bellezza. Gli occhi corrucciati di quella là, quando parlava si spostava di lato, la ciocca di inchiostro nero. Tienimi sulle tue ginocchia, carne, che cede il proprio sangue. Seduti a semicerchio, pensieri condivisi, rapiti i nostri visi nel poetico desio. Ghiaccio caldo, più caldo del ghiaccio, scomporre, non sperperare. Il cielo non è di nessuno, ti porto nella borsa, borsa, sangue vitale, mestro, vado di borsa. Nessuno leggeva quello che era stato scritto prima, eppure se notate ci sono comunque dei riferimenti. Fabrizio, questo te lo lascio in ricordo di questa edizione. Noi lo prendiamo, grazie.